cloruro di vinile, formaldeide, amianto, trielina, benzene, MTBE, pesticidi, aspartame, glifosato. Che parole difficili. Ho studiato queste sostanze per tutta la vita. Chi l'avrebbe mai detto? Faentino, figlio di gente comune, classe 1930. All'anagrafe, Cesare Maltoni. You must say to me what story you want. Oh, but if you stop, I have to start from the beginning because the story doesn't go anymore. It doesn't? No. They're two different stories? But you were doing this research first? You would like why I started exactly? Ah. Or not? What do you want? What story do you want I tell you? Okay. But we have to, because they are filming, I am unhappy now to leave piece of film I cannot control. I like to say to you the story all consequent. Ma ora sono morto. Quanto hai deciso di lasciare tutto il passato dietro di te? Un infarto. Il 22 gennaio 2001. Proprio lì, su quella poltrona, ascoltavo un disco di Milva. Stavamo per iniziare lo studio sulle radiazioni non ionizzanti e la Fiorella doveva partire per l'America a parlare dei risultati della MTBE, che erano un po' intricati. Noi, 1974, arriviamo al castello di Bentivoglio e qui siamo ancora. Ci sono gli agenti cancerogeni dei contesti industrializzati e consumistici come il nostro, che sono dovuti allo sviluppo dell'industria e al dilagare del consumismo. Questi agenti possono avere svariate origini anch'essi, possono essere minerali estratti dalle viscere della terra, ad esempio l'amianto, i sali del cromo, i minerali del cromo, i minerali del nickel, per portare soltanto alcuni esempi, oppure possono essere dovuti alla diffusione dell'uso delle radiazioni ionizzanti. E tra queste radiazioni dobbiamo mettere anche quelle legate all'industria nucleare. E poi possono essere composti di nuova sintesi, cioè composti nuovi che non erano conosciuti al protoplasma umano, che non erano conosciuti all'organismo umano, e i cui effetti quindi sull'uomo sono del tutto imprevedibili e in larga misura ignoti. L'industria italiana produce ogni anno circa 30.000 tonnellate di tubi rigidi di cloruro di polivinile. Bisogna costruire un apparato di inalazione che al mondo non si è mai visto. Un prototipo per esporre al cloruro di vinile 1.500-2.000 animali per via inalatoria per tutta la loro vita. Un esperimento che nessun altro ha mai fatto al mondo. Il Bentivoglio Project.